si lo fa, magari Non è un orologio quello che ha anche la data? no, L'ora c'entra di te? Magari era chiuso sulla lettera. 10 minuti. Guarda a destra, cosa c'è scritto? Ho sbagliato. Impiegato del mese. Ah, era per sbloccare la... Dove ritrovo le Sì. lettere? Ah, cosa fa? La roba buona è che la combinazione dati in cui il cucciolone è stato eletto impiegato del mese. Impiegato del mese. Stanno qui. Salute. Salute in anticipo. È passato. È passato. Come hai fatto? Sì. Non me la sai che a volte... Ma non saprai, hai idee? Anche perché è quasi sicuramente in questa stessa stanza, no? Sconsiglio. Tipo il covacciana? Le ventole sono a posto. Non lo so. Fare quello che pensavo, ok? Pensavo ti infilassi in quel robo lì. Nel cestino c'è qualcosa, nel cestino del ruba. Non posso guardare. Bella... C'è la missione lì. Quando miri non si vedono le cose con cui puoi interagire. Sì. Sembrava così. Eccolo qua. Ecco, per forza. Sì. Codice? No, qua è l'employer code. Ah, COVID-19. Mascherina. Sì, qua sono più Ecco. chiare, Ecco. le scritte. Ha scritto lì? 9, 23, 12. Dove l'hai dimenticato 12? È in basso a destra dove c'è la firma. No, non c'è niente. Ah no, 1. 1, 23, 12. Ma cosa? 23 o 27? Ah no, poi sarà 9 il primo, se è settembre. No, non è detto che sia settembre. No, magari quello era una balla. No, è scritto qua per forza, perché è l'unica leggibile. Dici to date proprio, vedi? Ah, 10:27. 1 a 9, 1 1, 9, o anche 27, 7. 23, fine, 12. Io non capisco se è un 7 oppure un 3 scritto un po' male con... Ma forse 27, Perché questo intanto ci fa capire con sicurezza che la data
è come la nostra. Sì. Perché non ci può essere un mese con due cifre diverse, da 11, 10, 12. Sì. Qui c'è niente roba da mangiare? Dove sembrava 1,23? Forse 27. 12. 27. Era un 12, no? Temo che... No, è inutile. 7 Ah, dice che non sa. 23 12 No, 7, 27, 12. E 6 con l'asse. poi non ce ne sono altre. No, quindi è l'americana, sì. Cazzo dico, appunto, non è come la nostra, sì. Che noi mettiamo prima al giorno, invece loro mettono prima al Ah, mese. sì. Oh. Guarda come mi ricordo. Cosa sta succedendo? Perché ho Quindi sbagliato. 27. 27. Come No. fa cazzo? Ma cosa fai entrare? Capisco. Ma lasciamo lì a casa forte. Oppure un 2 il primo. Ma Il secondo siamo quasi un 20. qua si vede ancora peggio. Siamo quasi un 20 secondo, boh. Davvero? Forse qua dobbiamo avvicinarci magari allo schermo per capire. Stai nervosendo che sei forte. Lasciamo stare. Mi spiace molto Ti però, voglio un cazzo. aiutino. Vogliamo un aiutino da internet? Dai, prova, tanto. Non si lascia stare. Così dice, me ne saremo fuori strada o meno. Aspetta. Quali Ma ce ne sono? sono tanti, questo è il problema. Tre numeri. Perché ci sono altre cassaforti? Sì. Azzo, scrivi la prima. Ma... Aspetta che... Forse l'ho trovato.
che la risposta deve essere qua, eh? 7, 20, 13. Ma è un 13? Quindi è il 7. Confesso un 13. Beh, 7, 20 deve quasi avevamo beccato. Sì, infatti. Però io ho scritto 12, perché lì è un 12, dai, non è un 13, ma me nella vita. Abbiamo capito dove era, però non riuscivamo a leggerlo, cioè. Infatti sto cercando anche dove era, ma non ti diceva che c'era la soluzione. È quello lì? Non dico dove era. Ah sì, è sempre quello lì. Bravo, Andrea. Hai visto? 32 integratore, nuova abilità. Grande. Si alza in piedi e fa cosa? Non è facile comunque abbattere il click, eh. Ha fermato molti giocatori all'inizio. Davvero? No. Non so più. Devi fare. No, non so più. Sì. Questi stronzi c'è che mi danno i brividi. Senso, pensiamo a ripulire il resto dell'edificio. Non lo sapevo. No, ma anche giocatore esperto. E poi scappiamo di corsa. Ci capiamo al volo. Allora. 60 minuti. Tu Franca dove andresti? Thank you. Qui c'è un paninaro. For visiting. No, questo. Ecco. Ok. Ma posto, è lì. È immortale. La porta. Mi aiuti? Aspetta, sto anche mettendo le cose importanti qua. Sembrava pieno di roba. Sì, infatti. C'è proprio niente. Con le gambe. Con le gambe. Forse un po' di mal di schiena, si finge a fare le gambe. Non è più. Ah, quel regalo. Ma infatti mi è polvere o un regalo? No, sono disposto. Accetto sempre i regali. Belli. Sembrava ti stessi sgridando. E 11 così. Tieni, grazie. Cos'è?
molotov. Attenzione, lo so bene. Non è finita. Lisa. Qui ce ne sono diversi. Ha girato la nostra parte, invece no. C'è un altro. Cosa hai fatto, Dina? Non è un clip, eh? Non so quale giusto di qua. Andate a fare. Devo fare qua la prima run. Non abbiamo fatto la missione evento con Andrea, magari poi dopo lui ha delle difficoltà. Non poi riesco a farlo, qua. Cioè poi ne teniamo più di uno. È tosta stavolta. Mi vuoi? Mi viene uno di basso grado. Hai visto un po' come arriva? Ma hai ribecca tutti. Mi è chiamato ieri. Dove c'è? Dove c'è? Ah, che cazzo! È vero che i clicker one shotano. Ti ha staccato una... Saluto la guida della tegua. Cos'è che ti ha staccato? Ho qualcosa nel collo. Nelle vene, nelle arterie. Eh sì. La safena. Ma la safena nelle gambe, Franca, dai. Okay. Io non ne so queste cose. Comunque mi dava fastidio. Ci vuoi giù pesante? Non so che non mi vedo. Okay. Io pensavo con la moto. Dici? Non lo so. Un po' di tacco, eh. A sinistra! A sinistra? Ho finito di dire qua. Ce n'era davvero un altro. Ce n'era un due di clicker. Che figata. Ah. Ah, può anche cambiare spalla. Che è successo? Non volevo un clicker. Attenzione! Corri via da subito. Ma tira, l'ho attaccato di tanto, non lo tira più. Ma il mattone non lo tira, non so perché. Il bartone. E stava prendendo qualcosa di tasca, invece. Ma tre ore? Tre ore? Si vede che erano fondo. Erano molto profonde le tasche. Iniziamo a capire Enrico. C'è una... È un slime shot. No!
sta nemmeno il clicker, Dina, cioè. Dina, veramente. No, adesso ci riusciamo, eh. Allora, ci da capire un attimo. Facciamo tutto Skype, dai. Anche! No! Allerta! Non fatelo. Ma ce la faremo mai, Andrea? Sì, sì. Se no interviene Lina. No, no, ma è solo questione di abitudine. Puoi lanciare un mattone. Non può vedermi, è secco. Infatti, ma poi anche la musica non è cambiata. Mi sembra sto normale. Questo era quello che ti fregava sempre. Ha lasciato una... Sì, foglia. Ha pensato fosse un altro di quella lì. Cosa è stato? No. Vado. Vai. Non fai la tutti con la... Vabbè. Ma non è così? Stanno arrivando qua. No. Non capisco un fatto. Ancora non è in fuoco. Ecco perché mi hanno dato la molla, tocca qui. No, sono tirato. Sono preoccupato. Però dici che si ricaricano? Sulla sinistra! Sulla sinistra c'è anche un altro! Ma Dina è tutto questo? Sono tutti morti? Perché non lo credi? Sì, pare. Buon, prendiamoci una mascherina. Sai che ti dico? Siamo delle grandi. Okay. Sì. È pazzesco. No, non lo credo. Ok. Non vedo l'ora di arrivare all'avanguardia. Ci meritiamo la pausa. Allora, devi per forza fare il menù per calmi. No, no, ok. Vedi un'uscita? Mettiamo un po' le cose in giro. Dai, è difficile. È fatto troppo... non è difficile. C'è difficile, sì. No? Non di dire che... Hai visto davanti? Non ce la fa. Non si apre. Ok, facciamo così. Prova a farmi salire da quel buco nel tetto. No. Ok. Fammi salire. Non l'ho neanche usato. Anche! Grazie per il follow.
Sì, non ci schivo da qua. Grazie. Ma vedi? E me ne pentirai te. Vieni qua. Ci torna indietro, no? No, no. No. Ah, è tipo il palo della coppa. È il mio sogno giocarci con quei robini. Solo che... Davvero? Sì, cioè, mi sarebbe sempre piaciuto entrare dentro i magazzini e passare dentro quei robini. È fatto così quello della coppa di corte. Grazie. Ok, andiamo avanti. Te no, Andrea? Non vorresti entrare alla coppa e andare nel magazzino e passare per quella roba? No. Ma in realtà la piccola sì, ero curioso. Ah. Ehi, c'è un cavo. Aiutami. Dove si sta quel cavo? Mi ha soltanto. È proprio... È il tuo, ragazzi. Dovrebbe reggere. Ma cosa vuol fare che non ho capito? Ah. Avanti! Sì, cazzo. È ok, inutile. Perfetto. Vado. Devi tirare su te? No, no, no. Pensavo la tirassi giù invece. Brad non su. Sembra molto abile. Stai attento qua su, c'è molto vento. Vento? Dov'è? Cazzo, forse è vero vento. Vento. Qua giù! No! Aspettato, no? Non è colpa no, tua? Dina, dove sei? Ha fatto la furbacchione. Dina! Cazzo! Dina! Dina! Grazie a Dio. Forza. Dove stiamo andando? Fidati di me. Non andare, mi sa che hai fatto scappare. Ezio! È stata qui. Ah.
L'avevo visto solo da fuori. Ma cosa? Ok, diamo un'occhiata in giro. No, una libreria. Compare dei simboli che non capisco. Qui non entra nessuno da parecchio. Riflessi. Puoi muovere anche lì. E come si muove lì? Vabbè, no. Dici che poi Dina fa una brutta fine? Sono sì. Devo vedere cosa c'è lì dietro. Mi spari. Fai. Esatto. Perfetto, funziona. Cosa c'è qui? Quanta roba. Materiale elettronico. Deve essere di Eugene. Sicura? Già, chi altri smanetterebbe con questa roba? Ma perché mi era nascosto? Chi cazzo è sto Eugene? Non lo so. Ma il mio mattone, soprattutto? No, dov'è il mio mattone? Ah, si è consumato? Non è possibile. Mattone. Copy room etichetta. Beh, il mattone. Il mattone dov'è che dovrebbe essere? Ah, lì, tipo, vicino al divano. Non c'è. Si consuma. Cos'è? Sì, c'era Eugene qui. Quel numero potrebbe essere il codice per qualcosa? Era nelle luci. Insieme a Tom. Non lo sapevo. Già, sono finiti in un brutto giro. Per esempio? Una volta ha fatto saltare un presidio a Denver. Sono morti 3 soldati. E 2 civili. Addio. Poi diceva di aver torturato un generale della Fedra insieme a Tommy. Però, non lo so, Tommy non mi sembra tipo. Io non mi stupirei. Che vuoi dire? Lui e Joel hanno fatto di tutto per sopravvivere. Ho un'altra carta. Oddio! Sono Tommy e Eugene. Sembrano due sbarbatelli. Li conosci Andrea? No. Non è tuo nipote, Tommy? Dove?
Ci sarà un generatore da okay, qualche Eugenio. Parte. Ha lasciato la famiglia per le luci. Che roba. Ah, Eugene. Hai letto? Sì, velocemente. In diagonale. Eh? In diagonale. In diagonale. Allora, ok, ecco il generatore. Fosse molto importante. C'è male. Qualcosa con me. Attenzione. Aia. Ma dai. Ma come tagli erba. Io l'ho fatto subito. Stupido rottame. Forse aspetta che metto un rete giù. Aspetta, metto anche un rete gioco. Ah, che va più veloce. Sicurato, ogni volta. Almeno... Così ti aiuto un po'. Non lo vedevo. Così va bene. Oh wow. Notevole banco da lavoro, Eugene. Con questi si possono modificare le armi. Ah, il tavolo da lavoro? Ma che fate la stabilità può essere utile, sì. Sì, sì. Ti tengo ancora un po'? Ok, vale sempre con X. Ah, bastava sì. Due secondi. Può funzionare. Ma quello posso. Ottimo lavoro. Guarda. Mi ha cambiato qualcosa? Guarda. Ah, sì, prendi la tua. Qua sotto c'è altra roba. Perché? Ah, mi si scende? Sì, sì. Non ho più mattone. Non da qui. È vero. Un tablet? No. Dio, John è uno di Genshin Impact. Altri. Forza. Cosa teneva qui sotto? È una specie di alcova. Per questo non te ne voleva parlare. Spero per lui che sia davvero un'alcova. Era sempre così solo. Dio, è erba. Quintali di erba secca. Ora tutto si spiega. C'è una moto qua. Perché? Così fanno un po' fuoco. Tutta marijuana. È quello che ha detto. Cos'è? Tip medico.
Oh, che meraviglia. Sarà ancora buona? Perché l'erba va male? Scopriamolo. Sempre in difficoltà? Ma ce la faccio. Cazzo. Dammi qua. Ah, certo, perché sei più forte. Ok, che... Già. Ma che cazzo ti salta in mente? Almeno l'ho aperto, no? L'odore è buono. Insomma, dobbiamo restare qui per un po'. Ma sì, vai pure. Siamo intrappolate. Anche tu. Posso chiederti una cosa? Non lo so, tu prova. Su scala da 1 a 10. Dove 1 è assolutamente una schifezza. Mentre 10 è una folgorazione. Che voto daresti al nostro bacio di ieri sera? Non va a finire bene qua. Perché ne stiamo ancora parlando se... L'hai definito un errore? Ho detto così? Io non ti capisco. Ti ho semplicemente chiesto un voto. Non lo so. Io gli darei un 6. Un 6? Wow. La sufficienza piena. Ok. C'era troppa gente intorno. Sì, ma 6. Oh, perché? Comunque adesso voglio sapere il tuo voto. Non ci sperare. Sei un tipo irritante. Ma senti chi parla. Mi fai venire voglia di uscire in quella tormenta. Nessuno te lo impedisce. Puoi fare molto meglio di un 6. Sex, ma siamo al massimo tu e Giulia. Ma è lo spinello. Ah, perché siamo ancora a stare coglionita qua. Abigail, tu e David Medici non è un cazzo. Ma veramente, come pensi se proprio diverso? Grazie, infatti. Di già? Non è forse il modo migliore per andare in giro. Oh,
Quanto mi hanno devastato. Andiamo, dannazione! Aiuto!
Arriveremo mai a Jackson. Dobbiamo sbarrare la porta. Tommy, non possiamo stare qui. Ma i cavalli non reggeranno no, fino a... No, i miei amici. Loro sono in una casa qui a Nova. È recintata, il perimetro è fortificato. E dove sta porta? Funzionerà. Io penso alla porta. Bene, tu vieni con me. Andiamo. Forza! Fine. E questa invece? A 12 anni ho trovato uno skateboard. Oh oh. E ho provato a salirci. Così mi è schizzato via da sotto i piedi. Ma e questa cicatrice? Sono caduta sul coltello. Ma sono peli quelli? Ok. La bruciatura. Me la sono fatta io. Perché? Per coprire un morso. Era qui. Un infetto mi ha attaccata a 14 anni. E indovina? Sorpresa. Sono immune, quindi è rimasta solo un'impronta di denti con grosse cisti. Au! Fanculo. Cosa? Ehi! Io ti ho raccontato una storia vera. Guarda che anche la mia è una storia vera. Te lo do io un morso. Hai sentito? C'è qualcuno? Jesse? Fermo, aspetta lì, ok? Non venire succede? Qui! Ma che... Non guardare, forza, girati! Non ci posso credere. Dovreste essere di pattuglia. C'è una tormenta là fuori. Quella è erba. Che ci fai qui? Gli altri contano su di voi, chiaro? È molto importante. Allora perché non sei all'avamposto? Perché Tommy e Joel sono scomparsi. Che vuoi Joel? Dire? Le abbiamo aspettati un'ora. Cercavo i cavalli e ho visto le luci. Saranno tornati in città. Senza avvertire nessuno, è impossibile. Da quant'è che li stai cercando? Non molto. Ci dividiamo. Ognuno una direzione. Copriremo la zona in poche ore.
Non potete andare da sola, è pericoloso. Appunto, se sono nei guai? Ok, io vado a ovest, Dina prova a sud, tu cominci da est, ma usate la testa, ok? Ok. Sì. Posso parlarti un attimo? Vuoi che togliamo le selle? No, no, non importa. Affronteremo la bufera. Togliamo il gestore. Avete spazio, asciugamani, una roba così. Hai avuto fortuna. Non ne hai idea. Avete elettricità qua dentro? Dove cazzo sei stata? Ci sono dei pannelli sopra. E questi chi sono? Da quant'è che siete qui? Da ieri. Ieri? Già. E che cosa ci fate? Siamo solo di passaggio. Voi due vivete in zona? Esatto, a 2 ore dalla collina. E dovreste venire con noi a fare scorte prima di partire. Ti ringrazio. Sono Mel, comunque. Tommy, mio fratello. Joel. È come se sapeste già di noi. Perché è così. Oh, no! Nora, tutto bene? È andato. Mettetelo contro il vetro. Tommy! Lasciatemi! Madre. Joel Miller. Chi sei? Indovina. Una baldocca. Che non mi fai il discorsetto che hai preparato. E la facciamo finita. Mettigli un noccio. Forza. Martello che cangolo. Allontanato. Che stupido, stupido vecchio. Me la prenderò comoda. È maleducata. Joel!
ci arrivo laggiù. Molto grande. Lo sei perso? Praticamente ricordi Abigail? Sì. Non è molto brava. Avanti. No. Spero stiano bene. Ha sparato in una gamba a Joe e lo è stato ad uccidere. E Tommy penso sia morto. Joel! Tommy! E lei non sa ancora niente, questa qua. Invece la sua amica? L'hanno scopato. Però sì. Mi sono perso un sacco di cose. Hanno fumato un po' di erba, poi l'hanno scopato. E hanno ucciso un po' di zombie prima. No, poi Abby stava morendo. Okay. Cioè stava per essere ucciso dagli zombie, Joel l'ha salvata. Lei l'ha portato insieme a Tommy al suo covo. Okay. Dicendogli no, che abbiamo dei miei amici così. E poi lì la sorella sta uccidendo. E il covo è questo. Ci siamo. E però perché io ho visto a pezzi, ho perso un po' di storia. Tranquillo. E adesso noi stiamo cercando Joel, ma non sappiamo cosa è successo. Ok. Cioè, cosa lì, Ellie non sa cosa è successo. Ed è bello allora. Sì, però cazzo. Dopo uscina subito questa. Vedi quella puttana di Abigail, ha sparato subito in una gamba Joel, appena sono arrivati qua. È un bel colore. Probabilmente è qui che ha esplito i suoi bisogni. Non lo si dice. Volete ancora l'impiattore o spegnere? Per me puoi anche spegnere. Ok. Joel. Ci sta abbastanza. Sì. Allora, c'è un tapiro di striscia. Sono tapirati. Ancora. C'è qua sulla grida di dolore di Joel, mi sa. Sì. Non c'era nessuno di guardia. Non pensavamo arrivasse qualcuno. Che cazzo ti aspettavi? Dobbiamo andarcene prima che la città ci sia addosso. Falla finita. Vuoi quello che voglio io, vero? Fallo. Ora. Joel, alzati. Joel, alzati, cazzo! Basta, ti prego! Ti prego, non farlo! Joel, ti devi alzare! No! No! Oh, l'ha ucciso, eh? Ma io non ho un po' di ossa, io non ti credo. Che mi ammazzo! Io pensavo che c'era la vita. No!
tutti di quelli. Noi dobbiamo scappare, ok? Sì. È strana come cosa. Cioè, non sono poi boh. Secondo me. Era prendete il tutorial. Potrebbe però. Che tu dicevi, boh, un nuovo personaggio così. Poi è quella che uccide la Joy. Sì, infatti. Ciao. Non è morto. Ma come è possibile che fosse morto? No, pare che sia bene. Non sono stordito, fa. Ti spiace se mi cedo. Tuo nipote, andai. Amico di Enrico. Uh-huh. Alla cena? Maria ha paura che non mangi. Mi alzo un po', ci sono meglio. Lei non può fermarci. Se avessimo gli uomini necessari, le persone in gamba, beh, Jackson si indebolirebbe. Quindi gliela facciamo passare liscio. No, non ho detto questo. Sì, però è quello che accadrà. E se tornassero i cacciatori? Sto parlando con te o con lei? È comunque un rischio. Fosse successo a noi, Joel sarebbe già a Seattle a quest'ora. No, non è vero. Ma certo che è vero, maledizione! Non possiamo sapere con certezza se vengono da Seattle. Washington Liberation Front l'hai letto sulle loro divise. Forse erano giacche rubate. Ma che... E se il VLF si è spostato? Che stai dicendo? Viva la figa. Sai cosa? E chi la castiga? Domani io parto. Se vuoi venire con me, Ben. No. Non hai idea del casino in cui ti metti. Non sai quanto è grande il gruppo. Che armi hanno? Tommy, non mi interessa. Non mi fai cambiare idea. Dammi un giorno. Ne parlo con Maria. Ok? Magari ha qualcuno disponibile. E se non cambia idea? Beh, mi inventerò qualcosa. Solo un giorno. Ti prego. Beh. Muore nel prologo praticamente. Sì.
Voglio passare da casa sua prima di andare. C'è una cosa che devo prendere. Ok. È molto coraggiosa come scelta. Ma voi lì ti portiamo da qua la prossima volta? Sì, dai, ci sta. È un momento tranquillo. Sulla panchina? Si può. Quante ore ha la panca? Io non lo so perché. Ah. Sì, secondo me è tipo in 4-5 volte che finiamo. Quanto però, durano? È però un po' più lungo dell'altro. E dovrebbe durare sulle 30 ore. Ah, si poteva salvare. Fare anche, c'è anche una vita foto. Non so di più, però... Ah, sono stati 30 euro più di game. Eh? Mi sembra che sia 30 euro più. Sì, però, cioè, sto giocando io, l'ho comprato voi, ragazzi, non ha molto... No, va, no, no, ma io non sono nemmeno capace di giocare a questo gioco. A parte non è capace. Quindi puoi fare tipo le foto in giro? Sì. Stiamo a fare una foto Joel prima di... Va bene ragazzi, ora salutiamo i nostri spettatori. Qua? Telespettatori. Telespettatori. Ah, dove vuoi. Dura quarantuno. Grazie mille a tutti per averci seguito, noi siamo Frank Bay dentro. Un bacione. Grazie mille a tutti. Buona serata. Tornate presto. Buonanotte. Tornate presto. Ciao ragazzi. Ma quindi è una storia di vendetta. Ciao, ciao. Penso di sì.